piatto della memoria. La memoria gustativa e i ricordi che affiorano in me dal punto di vista gastronomico risalgono ai momenti passati con nonna Teresa, la nonna materna. La nonna del, per intenderci, del pigolio dei pulcini, che metteva poi a crescere nella caldaia, la nonna del cane che ci avvisava dell'arrivo di nuove visite alla casa in campagna, la nonna del sacchetto del pane che si riempiva alle 11 puntualmente ogni giorno per il passaggio del fornaio, la nonna del rito del pane e del latte, rito che allora non capivo, non potevo capire, o snobbavo perché è intontito dalle merendine anni 80, e la nonna dell'uva fragola e dell'uva banana, che magari molti di voi non conosceranno e ho avuto la fortuna di poter conoscere. E su tutte queste cose qua però tre sono le cose principali che ricordo tutt'oggi con molto piacere di nonna. Il primo è legato alla sensazione di astringenza data dalle cipolline che lei teneva gelosamente in credenza e che io puntualmente andavo a rubarle, quasi a scoprire una rudimentale forma di quello che avrei chiamato in futuro poi aperitivo. E la seconda sensazione, attenzione alle tame, la seconda sensazione è quella del gusto del caramello, che lo si sentiva perché a fine estate nonna cuoceva una marmellata stupenda di pomodori e di meloni e che appunto schizzando sulla stufa a legna davano questa sensazione di caramello molto, molto forte che si poteva sentire in tutta la casa. E la terza e ultima sensazione per importanza è quella più forte, quella che quando sento mi elettrizza ed è un profumo che non so se molti di voi conosceranno e che non vi dirò qual è.